Voi avete di fronte una persona che con il suo talento e con la sua capacità di lavoro ha saputo costruire il proprio benessere, ha saputo dare vita a imprese che sono arrivate ad occupare 56.000 collaboratori, che poi si è data al governo del Paese con tutta l'anima, che ci crede fino in fondo e che vuole trasferire nel vantaggio di tutti i cittadini italiani, di tutti i cittadini italiani, il suo talento, la sua esperienza, la sua capacità di lavoro. È assurdo che mentre questa persona lavori giorno e notte in questa direzione ci siano dei funzionari, dei dipendenti, degli impiegati dello Stato pagati coi soldi dei cittadini che tramino contro il Presidente del Consiglio che lavora per tutti gli italiani. È una infamità ed è un'infamità che si usino questi mezzi per convincere dei cittadini a scegliere un altro voto durante la campagna elettorale. Questo voglio portare a conoscenza di tutti i cittadini italiani perché riflettano sul futuro che si preparerebbe se queste forze che in combina assoluta con questi indegni magistrati potessero prendere, oltre al potere che hanno già nei gangli principali della società, potessero prendere anche la maggioranza nel Parlamento e avessero una concentrazione di potere anche col governo del Paese. È una denuncia che faccio, indignato nel profondo e convinto a continuare in questa battaglia di libertà per me, per i miei figli, per la mia famiglia, per i miei collaboratori, per tutti i cittadini italiani, per quelle donne e uomini liberi che vogliono restare liberi e vivere in un paese libero e in una piena democrazia. Vi saluto.